Amici di Battista 70 Phon, benvenuti alla quarta puntata del Mettiamoci la faccia. E partiamo subito con la visita che abbiamo fatto io e Lucio negli uffici Samsung settimana scorsa. Se non ricordo male, era giovedì, ma prima di venerdì non avete visto i video, dato che avevamo anche del materiale della presentazione HTC prima da montare, non siamo riusciti a fare il tutto. Allora, il primo dispositivo che ci è stato proposto è stato il Samsung Galaxy Beam, un terminale molto particolare dotato di un videoproiettore, praticamente un proiettore integrato che ci permette, ad esempio, facciamo finta che sia questo, di proiettare quello che c'è sul nostro display su una parete, magari su un telo, in una stanza buia, e di avere così un proiettore a portata di mano. Altra cosa interessante cos'è? Ad esempio, con la fotocamera, mettendo sotto il telefono un altro dispositivo o anche un foglio PDF, volendo guardare, possiamo sempre proiettarlo sulla parete. Che dire, un dispositivo interessante. Si è discusso anche nel blog delle possibili applicazioni lavorative, ci diceva, ma io preferisco comprarmi un mini proiettore. Sì, è vero, però può capitare sempre quella situazione di fortuna, uno è in giro e non ha niente in quel momento, deve far vedere, magari si trova in una stanza o qualcosa e ha alla portata di mano un terminale del genere, che comunque ha delle caratteristiche di tutto rispetto, trattandosi di un dual core da 1 GHz, praticamente diciamo un Galaxy S dual core, chiamiamolo così, un Galaxy S Plus, adesso non vi so dire di preciso. Altro terminale che ci è stato proposto e abbiamo visto il video recensito con piacere è stato il Galaxy Ace 2, terminale che avrà un prezzo indicativo di circa 300 euro, mentre invece il Beam si assesterà, scusate, non ve l'ho detto, sui 500 euro, uscirà a maggio. Ace 2 un prezzo di circa 300 euro e anch'esso sarà in vendita da maggio, un terminale abbastanza compatto. Una bella fotocamera 5 megapixel con autofocus e interessante un processore dual core da 800 MHz. Di conseguenza abbiamo anche delle buone prestazioni abbinate a un terminale dalle dimensioni compatte. Veniamo poi al terminale più piccolo, forse destinato a una fascia giovane o comunque un terminale abbastanza entry level che troveremo a un prezzo di circa 200 euro, che è il Mini 2. Terminale con una bassa risoluzione HVGA, dotato però di tecnologia NFC, tramite la quale effettuare dei pagamenti quando in Italia ci daremo una svegliata e sarà possibile farlo, oppure comunque già attualmente scambiare foto, contatti appoggiando i due terminali, facciamo finta che siano questi, li appoggiamo e possiamo scambiare tranquillamente, vabbè, ovviamente prima dobbiamo aver abilitato nei programmi l'NFC, possiamo scambiare foto, dati e quant'altro. Poi, intanto che proseguo nella ricerca di quello che è successo nella settimana, vabbè, sono state proposte le varie tariffe TIM, Vodafone, E3 per dei new iPad, quindi vabbè, anche voi lì avete la possibilità di scegliere qual è la tariffa a voi più adatta e scegliere appunto. Poi passiamo ai miei vari confronti, scusate, ai miei vari test. Ho testato parecchie ROM per Galaxy S2, mi è stato chiesto di dire qual è secondo me la migliore. Allora, io non voglio far torto a nessuno. Diciamo che nel complesso, nel rapporto prestazioni, stabilità, personalizzazioni, quella che ho preferito in assoluto è stata la Andix, che trovate nel forum di Andrea, cioè Androidiani. È una ROM davvero bella, personalizzabile, con dei bei colori, ben curata nei particolari, davvero davvero notevole. A me è piaciuta parecchio. Ripeto, senza nulla togliere alle altre ROM, sono tutte molto belle. Poi, che altro dire? Passiamo al discorso Galaxy S3, ogni settimana ne sappiamo qualcosina in più, che poi sia vero o meno non lo possiamo sapere. Abbiamo pubblicato delle immagini, vari concept molto belli, ma che probabilmente non c'entreranno nulla con
con realtà ce n'è uno che è il più gettonato, anche perché praticamente è il player musicale di Samsung, che è il Wi-Fi 5.0. Conseguenza la forma si sì, potrebbe avvicinarsi molto alla realtà. Intanto qui continua a ronzare di tutto. No, cosa volevo dire? Ok, le caratteristiche fisiche, cioè più che fisiche, tecniche, sono abbastanza risapute, mi sono anche quasi state confermate su un 4,7, quad core da 1,5 GHz, processore Super AMOLED HD Plus, quindi un 1280x720, però non con tecnologia Pentile ma RGB. Di conseguenza dovremmo avere un 300, 317 point per inch, praticamente i pixel per pollice, quindi decisamente una risoluzione molto ma molto alta. Proseguiamo, vediamo un attimino, vabbè, c'è un articolo di Domenico, però lì preferisco quasi quasi che mettiamoci la faccia a lui e ci metta la sua di faccia, perché non voglio rischiare. Ho provato tra le varie ROM anche la MIUI Scotland, prima esperienza con la MIUI, devo dire molto carina, però non è, diciamo, non fa per me, parliamoci chiaro, preferisco altre ROM un pochettino più sobrie e vicino e simile all'originale. Ho ricevuto l'LG Prada da testare, avete già visto l'unboxing, in questo momento sto caricando la videorecensione. E se non già oggi, domani dovrei riuscire a scattare qualche foto e qualche video per vedere all'opera la fotocamera da 8 megapixel e la videocamera in Full HD, quindi 1920 x 1080. Poi, che altro dire? Mi viene quasi da sbuffare perché quando parliamo di Apple, poi dopo c'è sempre da litigare, non possiamo mai postare una notizia che subito ci viene dato dei fanboy Android, di quelli di parte. Mo' è andato fuori chiamiamolo problema della batteria, che a volte quando lo stacchi non è al 100%. Comunque hanno scoperto acqua calda anche qua, perché molti altri terminali, quando è attaccato alla presa, lo si stacca 100%, stacco il plug e scende al 97%. Non è niente di particolare, lo fanno un po' tutti i dispositivi, quindi l'articolo è stato fatto perché è stato riportato, non perché vogliamo sminuire Apple. Poi ieri leggevo una dichiarazione di Apple, secondo il quale il dispositivo praticamente raggiunge il 100%. Quando raggiunge il 100%, rimane lì un po' e poi fa scarica, ricarica, scarica, ricarica. Praticamente fa una scarica della batteria e una ricarica. Quindi se voi lo lasciate attaccato anche tutta notte, bene o male, quando lo staccate è al 100% e non ha subito nessun danno. Non lo so, io penso che una volta che ha raggiunto il 100% si dovrebbe fermare la carica e rimanerne lì. Comunque, vabbè, non è niente di che, voglio dire, fa notizia perché riguarda Apple. Fosse riguardato qualunque altro produttore, probabilmente non ne avrebbe parlato nessuno, anche perché bene o male penso che stessa filosofia, o comunque il fatto del 100% quando si stacca cala, è una cosa che riguarda tutti. Vabbè, però visto che riguarda Apple, fa parlare. Sono usciti o stanno uscendo gli aggiornamenti al 4.04 per i vari dispositivi Google Experience, per cui parliamo di Galaxy Nexus, lo Zoom, quello Wi-Fi americano, e il Nexus S. L'update dovrebbe portare dei miglioramenti, sto leggendo ora, che riguardano la velocità, la stabilità, la correzione di alcuni bug, ma quello è praticamente, queste sono standard praticamente, migliorata la durata della batteria e miglioramenti nel reparto fotografico, ma niente che non si sia già sentito. Vediamo se i miglioramenti nel reparto fotografico e nella batteria esisteranno davvero. Anche perché gli altri, secondo me, ad occhio umano, è difficile riscontrarli, spesso a me li scrivono, io nell'uso quotidiano non riscontro problemi, anche perché, o comunque non riscontro differenze, anche perché un decimo di secondo sfido chiunque a percepirlo, per cui vabbè, sono aggiornamenti, se portano dei miglioramenti o anche alla sicurezza, ben vengano, ma all'occhio umano, secondo me,
da 4.03 a 4.04 non riusciremo a capire le differenze e quindi niente, ora attendiamo. Poi un piccolo appunto, senza voler fare polemica, ma ci tengo a sottolinearlo, il segnala notizie si chiama segnala notizie, quindi vuol dire che se lo utilizzate o ci fate il piacere, e a me è molto gradito, di segnalare delle notizie, poi le riporteremo quando potremo, quando avremo tempo, perché vi assicuro che almeno per quello che mi riguarda il lavoro è davvero molto, cioè oggi sono già al terzo video e forse non ho neanche finito. I miei amici, blogger, soci lavorano, fanno altri lavori, per cui hanno il tempo che hanno. E quindi ci fa molto piacere, comunicazioni o richieste commerciali di collaborazione ben vengano, poi risponderò io personalmente dalla mia mail personale direttamente alla persona che si è proposta, ma non fateci richieste di aiuto. Non mi chiedete mi si è briccato il terminale, che terminale compro. Abbiamo il forum, al 99% non riesco a rispondermi. Non è che non voglio, non riesco. Quindi per favore, abbiamo un bel forum, bello fornito, c'è un sacco di roba dentro, se utilizzate anche quella benedetta funzione cerca che è lì, che sta facendo le ragnatele, magari trovate anche senza aspettare la mia risposta. Secondo me fate prima, poi se volete scrivermi sappiate che io non è per cattiveria, ma prendo la mail e la cestino. Quindi mi spiace, non è per cattiveria, ma non ce la fo. Quindi, patti chiari, amicizia lunga, se qualcuno non gli sta bene, che vi devo dire? E poi Lorenzo, sì, prima o poi il pizzetto lo taglio, adesso non c'ho tempo, non c'ho voglia, sono pigro, mi spiace. Vabbè, a parte questo piccolo fuori programma, che Lorenzo sa perché, vabbè, basta, non c'ho più voglia di dirvi niente. E con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 74, e ci vedremo poi settimana prossima per la puntata numero 5. Ciao! Battiste 74, phone, the human sensor technology.